Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Marvel's Spider-Man 2! Dove eravamo rimasti, Pastatore? Allora, io ricordo che ci avevano conficcato delle frecce sulla schiena e quindi oggi iniziamo questa partita con un gran mal di schiena. Però le frecce sono sparite, quindi chissà, magari Spider-Man si è già autocurato. Come ti senti, Peter? Ti senti meglio? Sì, tutto bene, grazie! Ma quando devi nasconderti sotto la ciminiera? Oh, scusa, cioè... Se Spider-Man è impegnato a combattere, non penso che pensi a rispondere a te. Oh, guarda! Che c'è? Avevo visto un'altra freccia conficcata nella schiena. Ma pensa a combattere, no? Ma sto combattendo, guarda! Cioè, me la sto cavando anche piuttosto bene, cioè... Sono bravo ormai! Questa ciminiera fa proprio al caso mio. Ok, comunque, niente, frecce a parte, eravamo rimasti che il dottor Connors è sparito, non sappiamo che fine abbia fatto e penso che prima o poi, anzi molto presto, ce lo ritroveremo davanti trasformato in lucertola gigante. Ora, entriamo qua dentro. Ok, ci siamo ragazzi, siamo dentro. Ho appena parlato con MJ, sta andando a dare un'occhiata da Connors. Molto bene. Già, era solo per sapere. Hai detto fonderia Steel, vero? Sì. Tu che fai? Cardio. Bravo, continua. Io devo trovare Tombstone prima che finisca come Scorpion. Infatti ragazzi, perché il cacciatore, Kraven, sta uccidendo tutte le prede, diciamo, che considera speciali. Perché ovviamente... Cioè, mi sembra abbia senso, no? Scopre dell'esistenza di prede, di creature speciali con i superpoteri. La prima cosa che gli viene in mente di fare è ammazzarle. E quindi ha senso. Ma in realtà non ha senso, Pastatore, perché... Ah, zitto, Arex, ero sarcastico, dai! Scusa, non avevo capito. Ok. Rinforzi. Meglio non dare... Conamboliamo? Cosa? Conamboliamo. In che senso? Nel senso, facciamo i funamboli. Durante l'ultima caccia con Kraven abbiamo seguito la preda per 2 settimane e studiato le sue abitudini. Ci è voluto molto. No, certo. Davvero, non ho capito. Arex, i funamboli sono quelli che camminano sopra le... Aveva già il suo sopra le funi, capito? Funambolo, cioè, funambolo proviene da fune. Kraven ha guardato i suoi occhi spegnersi. Il funambolo è quello che cammina sopra le funi. In questo caso noi siamo dei funamboli. Ma vabbè, ma che cavolo ti lo spiego a fare, stai zitto. Vabbè, ma ho capito, cioè non c'è bisogno di trattarmi così. Perché non parli più? Perché sono concentrato, Arex! Dai, zitto un attimo! Sto pensando ad annientare... questi cattivoni! Vieni qua! Tieni! Pem, pem, pem! Oh, non è mica facile parlare, ragionare e giocare allo stesso tempo! Ecco! Troppe perdite! Ecco qua, penso di avergli rotto il naso. Vieni qua, ok, bravo, bravo Peter, quanto sei bravo. Però io voglio Miles. Che vuoi? Voglio Miles. Dovrebbero vuoi essere... mais, ma no, non eri carnivoro. Sì, no, ho detto mais, Arex, non il mais. Non mi piace il mais, non mi è mai piaciuto. Infatti mi sembrava strano. Oh, che succede? Oh, cavolo! Oh, ragazzi, sì! Yeah! Oh! Ma cosa? Harry, che cosa ci fai qui? Ti do una mano, Spider-Man. Cavolo, ragazzi! Prego, comandante. Cavolo, che... passare in che figata di costume! Ma Harry! Io a destra. E certo che è Harry, e chi cavolo deve essere se no? Ragazzi! Ragazzi, all'armatura! Io so che avevi tutto sotto controllo, ma voglio dire, guardaci! Sai, speravo di farti iniziare da qualcosa di più semplice! Niente di meglio dell'esperienza sul campo, no? Usa quell'arma! Mi sento più forte che mai! Non montarti la testa! Non siamo invincibili!
detesto solo i cattivi, sai? Ho dovuto prendere decisioni difficili. Parte del lavoro. Te l'avevo detto. E vai! Mamma mia, ragazzi. Ok, abbiamo capito. Vabbè, comunque, ragazzi, c'è... è agente Venom. Cosa? È agente Venom. La patente Venom. Che si è preso la patente? Venom si è preso la patente. No, agente Venom. Che tra l'altro nei fumetti è... cioè, agente Venom dovrebbe essere Flash Thompson. Però in questo caso è Harry. Cioè, credo che qui Harry... ok, ragazzi, ho un attimo una testa che mi scoppia. Credo che in questo gioco Harry non sia Venom Venom, cioè non il Venom classico con la superlingua, muscoloso e con i dentoni, ma credo che riveste i panni di... non posso usare di Flash, cioè nel senso sia la come dire, quella che dovrebbe essere la versione di Venom di Flash Thompson in questo gioco è Harry. Resta fuori dalla linea di tiro e perché agente Venom teoricamente dovrebbe essere Flash. Non è il momento per scoprirlo. Hai pensato a piano? Ci sto provando. Mamma mia, ragazzi, quante novità in questi ultimi gameplay. Quante novità. Cioè, quindi fammi capire, in realtà è la patente Venom... agente Venom! Vabbè, il repellente... agente! Lassù, la vasca! Il repellente! No, agente, guarda, leggi il labiale, agente! Agente! Vabbè, comunque, questo Venom con l'armatura, dovrebbe essere Flash, il compagno di... il bulletto che tormentava Peter Parker. Esatto, è lui che dovrebbe essere agente Venom. Mamma mia, che spettacolo questa immagine, ragazzi. È lui che dovrebbe essere agente Venom. Però in questo universo, evidentemente, è Harry agente Venom, mentre il classico Venom sarà qualcun altro. Chi lo sa? Mi piace questo gioco perché è imprevedibile. Si ispira sì ai fumetti, ma è un universo totalmente a parte. È un universo a parte, quindi non sappiamo veramente cosa aspettarci. Eccoci, li siamo. Apprezzo l'entusiasmo, ma in genere preferisco giocare d'astuzia. Qual è il problema? Va grande! Finché non vai in malora! Ricevuto! Non ti deluderò! Tutto ok con queste fiamme? A dire il vero sì! Non sto nemmeno sudando! Mi chiedo come facciano a comunicare tra loro così in questo caso. La situazione precipita! Come sempre! Con le maschere che... vieni, bello! Ho un regalino per te! Dicono le voci poi! Non si mette bene! Guarda qui! Ma io credo che comunichino comunque attraverso gli auricolari, Alex. Sì, quelli! Mi sembra una giusta osservazione. Una giusta osservazione. Ovviamente. Ce ne sono troppi! Credo di aver detto una cavolata. Resisti! Non so nemmeno come ci riesco! Quella tuta è pazzesca! Inizio a prenderci la mano! Quindi vuol dire che io sono più intelligente di te? No, semplicemente sì, io sono impegnato a giocare, quindi non. Quindi sono molto concentrato a combattere contro. In questi cattivoni in questo momento, e quindi non posso anche stare a fare ragionamenti complessi. Ma non era un ragionamento complesso, potevi arrivarci tranquillamente semplicemente pensando. Sì, ma in questo momento sto pensando a distruggere questi cani meccanici. Sì, ma tu hai detto che non sai come fanno a comunicare con tutto questo casino e con la maschera che attutisce la voce. Sì, lo so, Arx, era un'osservazione. Lascia
lascia perdere. Oh cavolo. Sono bloccato. Eh sì ragazzi, cioè i rumori forti fanno male a Venom. La mia testa. Dobbiamo muoverci, presto. Cavolo ragazzi, mi sa che Peter l'ha capito. Ha capito che a Harry danno fastidio i rumori forti. Ragazzi, mi aspettavo veramente che il simbionte abbandonasse Harry in questo momento, perché come sappiamo il punto debole dei simbionti sono i rumori forti. Quindi mi aspettavo veramente che in questo momento abbandonasse il corpo di Harry, lasciandolo morire praticamente. Vabbè, andandosene da Spider-Man. Sì, infatti anch'io l'ho pensato. E quindi abbiamo anche scoperto un'altra cosa, ragazzi. Non è come nel film di Venom, ovvero qui il simbionte e il suo ospite non sono così separati come nel film di Venom. Perché vi faccio un esempio: se nel film di Venom Venom viene sottoposto a dei rumori forti, ne soffre soltanto Venom in quanto simbionte. In questo gioco invece, così come nel film di Sam Raimi, quando il simbionte viene sottoposto a dei rumori forti, ne soffre anche l'ospite, in questo caso Harry. Quindi effettivamente entrano più in simbiosi di quanto entrino nel film di Venom. Infatti quello che non mi piace nel film di Venom è che ospite e simbionte sono fin troppo, cioè rimangono troppo separati al punto da chiacchierare tranquillamente uno con l'altro, che ok è una cosa che avviene anche nel gioco, però cioè nel gioco voglio dire nel fumetto è una cosa che avviene anche nel fumetto, però rimangono separati ma fino a un certo punto, però in realtà il simbionte e l'ospite dovrebbero entrare proprio in simbiosi, cioè il simbionte influenza in negativo l'umore e anche il carattere dell'ospite. E quindi è una meraviglia. Cioè è bello che abbiano mantenuto questa cosa anche nel gioco. È una cosa pazzesca. E io ci speravo che fosse così. È una cosa che mi mancava nel film di Venom. Ed è per questo che è uno dei tanti motivi per cui io forse meglio non sia riuscito ad apprezzarlo. L'atmosfera si sta scaldando, ma dov'è? Però questa versione di Venom è pazzesca. Mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di vedere effettivamente Venom faccia finito. Infatti anche a me sta piacendo un sacco. È bello. E poi è epico. Sì, è vero. Comunque, i tizi non finiscono mai. Veramente, io sono stanco di combattere. Mamma mia. Ok. Comincio ad avere qualche dubbio. Sicuro che possiamo farcela? Ma certo. Siamo lo Spider Duo. D'accordo. Bella anche questa cosa che qui Venom nasce proprio come aiutante di Spider-Man. Cioè proprio come secondo Spider-Man. Ha praticamente quasi lo stesso ruolo di Miles. Dovremmo aiutarlo. Non vedo l'ora di vedere come diventa cattivo. Io creo un diversivo. Vedi se riesce a liberarlo. Vado. Crescono così in fretta. Comunque, ok. Vai col diversivo. Il diversivo, Alex. Il detersivo, che te ne fai del detersivo? Un diversivo! C'è un sistema di difesa. Cosa dice? E io lo disinnesco. È ribelle, Harry. Mi piace. Che cosa ti avevo detto? Scusa, è il mio primo giorno. Mi serve una mano qui! Torno subito!